Medical abbiamo da poco in dotazione un nuovo laser, un laser CO2 Smart Side della Deca, che ha un manipolo in grado di fare una sorta di rigenerazione. Cioè, cosa vuol dire? È un manipolo che è in grado di stimolare le cellule del tessuto che viene trattato, cioè i fibroblasti, a riformare il collagene. Ovviamente lo Smart Side CO2 della Deca con il manipolo radiofrequenza può essere usato per le cicatrici, sia depresse che ipertrofiche, tipo da acne o da varicella. Mentre invece quando lavoriamo sulle lesioni benigne tipo i fibromi molluschi, gli adenomi sebacei, le neve rucose, la keratosi seborroica, tutte le neoformazioni benigne di tutto il corpo, compreso il viso, vengono gestite benissimo con il laser CO2 ablativo, quindi senza la radiofrequenza, con il manipolo che è in grado di vaporizzare la lesione, quindi di farla scomparire, lasciando praticamente dei segni cicatriziali quasi invisibili. Sia per il trattamento delle lesioni benigne con il laser CO2 sia con la radiofrequenza CO2 per le cicatrici si può trattare qualsiasi parte del corpo, anche le più nobili. Intervento fastidioso soprattutto quando si lavora su tutto il viso o su una grande parte del corpo. Non è necessario però fare un'anestesia locale, è sufficiente applicare una crema anestetica da contatto 1 ora e mezza prima sulla parte da trattare. La durata del trattamento delle cicatrici dipende dall'estensione delle cicatrici stesse, possiamo immaginare più o meno una durata di circa 30 minuti. Nel caso invece di lesioni benigne rilevate, il trattamento dura 1 minuto. Possono essere necessarie da 1 a 3 sedute. Di solito si fa una seduta, si fa una seconda visita a distanza di 4 mesi, a quel punto si vede se è il caso di proseguire con il trattamento o meno. Molto spesso ne basta anche solo una seduta. Il risultato si vede già dopo un mese e mezzo, ma tende a migliorare per ulteriori 4 mesi. Per quanto riguarda invece la vaporizzazione con il laser CO2 per le neoformazioni benigne, di solito a seconda della zona anatomica, nel giro di 10, 12, 15 giorni, senza mettere di solito dei cerotti, quindi solo con della crema, si è in grado di far sì che le crosticine che si formino vadano via, e a quel punto il paziente tende ad avere un processo di guarigione di solito normale.